Io vi presento brevemente altri progetti che sono correlati, ma veramente brevemente perché sono diciamo un po' laterali a questa tematica. Uno dei progetti, un altro interreg che abbiamo, a cui abbiamo il piacere di partecipare, è il progetto MC4, è un progetto in collaborazione anche questo con l'Austria e si pone l'obiettivo di realizzare una sorta di piattaforma correlata in modo tale che aziende, professionisti, ma anche privati cittadini, con delle soluzioni pre-confezionate, un po' come quello che facciamo con l'automobile, andiamo sul sito della casa produttrice, ci componiamo l'auto come vogliamo e dopo viene fuori il 3D dell'auto e magari anche il preventivo. Ecco, diciamo che stiamo cercando di realizzarlo dal punto di vista edilizio e in maniera focalizzata anche dal punto di vista impiantistico. Un altro progetto è legato invece all'accessibilità, questo si chiama Sensom, è legato all'accessibilità agli edifici di persone disabili, in questo caso è fondato preliminarmente su disabilità mentale ed è legato alla possibilità di inserire una parte domotica molto importante negli edifici in modo tale che questa parte domotica riesca ad aiutare queste persone a vivere in maniera più indipendente. Anche questo è in collaborazione con le università austriache. Chiudo con l'ultimo che è, si chiama Green Procurement GPP4, che vede coinvolta anche l'Agenzia Casa Clima oltre ai colleghi austriaci. È in prima istanza e battuta incentrato sul pubblico, sapete che però in questo momento il pubblico è praticamente il motore dell'edilizia, perché una legge nazionale prevede che le stazioni appaltanti debbano realizzare quello che si chiama green procurement, cioè devono comprare come forniture e servizi oppure come realizzazione materiali o oggetti che vengono da una qualche modo da una filiera che sia di tipo green. Quindi nell'aiuto che cerchiamo di dare al pubblico cerchiamo di rivolgerci anche agli stakeholder che sono poi i progettisti che dovranno poi dovremo noi consigliare alle amministrazioni pubbliche sì questo materiale, sì questa azienda perché ha alcune certificazioni piuttosto che altre. Tutti questi progetti sono pubblici, finanziati con soldi pubblici e quindi i risultati sono tutti pubblici. Quindi se avete interesse a questo tipo di tematiche andate sui siti internet, troverete tutte le informazioni, se ne volete di più scriveteci perché tutti i risultati obbligatoriamente sono di dominio pubblico, non c'è niente di privato, nessuno può fare lucro su questi progetti, nessuno, neanche le aziende coinvolte. Ci tengo a dirlo perché sembra che facciamo delle cose che poi rimangono magari nell'etereo, invece almeno cerchiamo che non sia così. Bene, veniamo all'altra presentazione più legata al programma e esordiamo subito col perché lo devo fare, perché essendo in Italia perché devo occuparmi di green procurement, di green, di legno. In questo caso legato, se volete, anche alla parte acustica, continuando quello che ha iniziato la collega precedentemente. Dal 2015 c'è una legge nazionale modificata un po' nel tempo, ma in realtà sempre rimasta identica, che identifica quelli che vengono chiamati i criteri ambientali minimi. Questi criteri ambientali minimi sono legati anche qui alla pubblica amministrazione, ma sapete come in Italia si fa sempre, si inizia con la pubblica amministrazione, poi pian pianino ci si trasferisce sul privato. Questo perché? Per dare la possibilità a tutti di arrivare con grado alle cose, a tutti compresi noi progettisti, che poi saremo quelli che dovranno gestire la cosa. Questi criteri ambientali minimi legati alla parte acustica sono stati inseriti come obbligo, anche per la parte termica, sostenibilità, terra di lancio da scavo e tutto quello che gli va dietro, sono stati inseriti come obbligo dal 2015, quindi tutti i progetti pubblici devono sottostare a questi requisiti minimi ambientali. C'è un po' di confusione, quindi cerchiamo di rendere un po' meglio leggendo gli articoli di legge su che cosa bisogna o non bisogna fare. Allora,
la legge di riferimento è comunque quella del 2015, 28 dicembre, quindi è la finanziaria fondamentalmente, no? Sapete che in Italia noi nella finanziaria buttiamo dentro un po' tutto, cioè, visto che siamo col collo tirato, bisogna approvarla a colpi di fiducia, quindi buttiamo dentro tutto quello che salta fuori. E abbiamo buttato dentro anche questo nel 2015. Poi è stato modificato un attimo nel 2017, ma adesso lo vediamo. Io sono sempre per andare a leggere quello che c'è scritto nella legge, più che andare sui blog a vedere cosa dicono gli altri, perché pare che abbiamo imparato a leggere e a scrivere anche noi all'epoca, quindi cerchiamo di capire cosa c'è scritto dentro, così vediamo se ci serve oppure no. Allora, intanto, alla solita maniera della legislazione italiana, dentro gli articoli poi c'è l'emendamento dell'emendamento della parola che cambia in commissione dell'emendamento, quindi un articolo parte con un titolo e finisce con tutt'altro. Quindi facciamo attenzione a non fermarci al titolo o alle prime parole, perché magari poi è come un panino, c'è il pane, ma poi dentro rimane nascosto il prosciutto. Allora, vediamo che il titolo è azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo. Quindi, rifiuti, fondamentalmente. Parliamo di rifiuti. Se io mi occupo di acustica, energetica, non sono uno strutturista, lo salto. Però vado dentro e vedo le pubbliche amministrazioni prevedono nelle gare d'appalto, adesso salto tutti i vari excom eccetera, o comunque per la loro ricostruzione, ristrutturazione e costruzione, l'impiego di soluzioni e materiali idonei a raggiungere i valori dei descrittori acustici contenuti in una e in un'altra norma. Non me lo aspettavo. Iniziamo con materiali post consumo e salta fuori parametri acustici. Saranno questi parametri acustici legati ai materiali post consumo? Mica tanto, adesso li vediamo. Poi richiudo il panino, quindi inizio con i materiali, ci fico dentro il prosciutto, ritorno sul pane e il panino torna a essere con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo. Quindi chi legge inizio e fine ha una coerenza, chi si perde il mezzo si perde un bel blocco. Quindi questo è in vigore da febbraio 2016, sapete ora che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tutto, ma insomma siamo nel 2020, è ben in vigore. Quindi criteri ambientali minimi, è il minimo per poter fare un progetto per l'edilizia pubblica. Nel 2017 esce un decreto del Ministero dell'Ambiente che in parte, ma solo in parte, modifica questo articolo. In pratica si focalizza solo sull'acustica, almeno quello, non abbiamo più il panino, e parla solo di comfort acustico. Quindi il comfort acustico, sempre per i criteri minimi ambientali, parla di requisiti acustici passivi, adesso la collega ha fatto un'introduzione, ma per capirsi i requisiti acustici passivi, mi proteggo dal rumore che viene dentro il luogo dove sono, quindi isolamento di facciata, calpestio, potere fono isolante tra diverse unità, rumore degli impianti a ciclo continuo e discontinuo, e per questo c'è già una legge, si chiama DPCM 512/97. Questo dice comunque il minimo per i criteri ambientali vai a rifarti a una norma tecnica, la norma sulla classificazione acustica, e devi avere almeno una classe 2, un po' come la, beh, adesso c'è a 4, a 3, a 2, a 1, a B, C, eccetera, eccetera, ma insomma, riprendendo l'ABC dell'energetica saremo in classe B, ecco, giusto per capirsi. Per le scuole e per gli ospedali, perché il pubblico quello costruisce, le residenze non le costruisce più perché le altre sono diventate private, quindi non abbiamo, di solito il pubblico non costruisce residenze. Gli ambienti interni invece, quindi all'interno dello stesso ambiente, il rumore che produco all'interno dello stesso ambiente, devo essere in grado di raggiungere i valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11.532. I descrittori acustici sono quelli definiti da questa norma e poi almeno il tempo di riverbero e questo stick, adesso andiamo a vedere che cos'è, per quanto riguarda l'altra norma. Che cosa succede? Una cosa abbastanza importante.
In Italia per modificare una legge bisogna passare attraverso le forche caudine dell'attività parlamentare, non facili in questi ultimi periodi. Quindi una volta che la legge è scritta difficilmente riusciamo poi ad andare a metterci una pezza, una modifica o un'implementazione. Se invece io faccio il rimando alla normativa, la normativa la gestisce l'UNI, per cui è più facile modificarla. Però la modifica un privato non la modifica più un pubblico, quindi c'è il pro e il contro. Il progettista ha l'obbligo di verificare e di dare evidenza del rispetto sia in fase di progetto, e questa è la novità, che in fase di verifica finale. Quindi dal 2017 sono obbligatorie le verifiche in opera per dare l'abitabilità, l'agibilità, il titolo abilitativo, chiamatelo come volete. Quindi non si può solo fare in progetto, bisogna fare la verifica in opera. Questa è una diversità abbastanza importante. All'11 ottobre viene ulteriormente modificato aggiungendo una parte. Non serve più presentare il progetto se tu hai fatto un progetto per una classificazione. Per esempio, hai fatto una classificazione LEED? Per il LEED hai dovuto fare un progetto e dimostrare tutta una serie di parametri. Se hai già fatto quello, basta che mi dai quello, non serve che ne fai uno ulteriore. Ma comunque uno almeno lo devi fare, ovviamente con il rispetto di quello che abbiamo visto prima. Solo in tali casi il progettista è esonerato, ma vuol dire che ho già fatto un progetto 10 minuti prima, semplicemente prendo quello e lo posso dare anche al comune. Andiamo a vedere che cosa sono queste norme, perché fino adesso non sappiamo che cosa ci sia scritto dentro. Allora, norma 11.532 del 2014 descrive i descrittori: chiarezza, coefficiente di assorbimento acustico, tempo di riverberazione e sti. Nel 2018 viene ritirata e sostituita da se stessa, ma parte 1. Che cosa cambia? Niente, se non che scrivono una cosa bellissima: valori di riferimento. I valori di riferimento verranno dati in un'altra norma, che però non c'è. Quindi la legge dice che devo rispettare una norma, la norma non ha valori di riferimento, però descrive quali sono i parametri. Però non sappiamo cosa dobbiamo rispettare in questo momento. Sta per uscire, notizia di veramente l'altro ieri, sta per uscire la parte 2, dedicata esclusivamente, sta per uscire vuol dire tra marzo e aprile, quindi sta per uscire. È stata un'inchiesta pubblica a settembre, è stata approvata la versione definitiva in UNI, quindi si aspettano i tempi canonici di pubblicazione. Probabilmente sarà la parte 2, io ho messo, dovrebbe essere 2020, ma sapete che in Italia la sicurezza non c'è mai, quindi ho messo un XX per... E sarà riferita la parte 2 solo agli ambienti scolastici, quindi per gli ospedali ancora non sappiamo niente. Avrà i riferimenti per i descrittori acustici, quindi sapremo finalmente il tempo di riverbero, sarà un secondo, due secondi, in corridoio, in palestra, qualunque cosa sia. Ci sono dentro tutti i tipi di ambienti conosciuti delle scuole, ovviamente tutti è una cosa grande, ma insomma, a parte le centrali termiche ovviamente. Ecco, l'uscita prevista, io vi do indicativamente da marzo in poi, ma non ho sicurezza riguardo. Andiamo a vedere cosa c'è nell'altra norma, 11.532-2017, l'abbiamo vista, 11.367 del 2010. Perché c'è un problema: in Italia non si può cancellare una legge successiva non la cancella, quindi o ci passa completamente sopra, cambiando i parametri e rendendoli più restrittivi, ma se non lo fa, in pratica si sovrappone. Avete mai sentito parlare di testo coordinato? Chi fa energetica ne ha uno nuovo ogni due mesi. Quindi la legge del 2017, che diceva almeno per lo STI, andiamo a rivederla, almeno per lo STI e il tempo di riverberazione, faceva un riferimento a solo questa norma qui, che ha dentro solo STI e tempo di riverbero. La legge del 2015
diceva i descrittori acustici sia di questa che di questa. Dentro questa norma c'è anche la chiarezza del parlato. E per inciso, dentro questa norma ci sono anche i riferimenti, i limiti. Quindi attenzione a dire adesso vale solo quella del 2017, perché quella del 2017 non dice chiaramente che quella del 2015 è abrogata, non potrebbe farlo una legge. Quindi c'è un e un e, cioè sia una norma che l'altra. Ovviamente se rispetto una, quella più restrittiva, va da sé che vado a rispettare anche l'altra. Però bisogna fare attenzione a non dare per scontato, come ho trovato online proprio ieri, ho cercato, ho detto aspetta che vedo cosa viene scritto nei blog, in queste cose qui. Nei blog dice è uscita la nuova legge, quindi adesso si fa così. Attenzione che le leggi non vengono cancellate in Italia. Quindi bisogna stare attenti anche a quello che è venuto prima. È una gran fregatura se volete, però è così. In questa norma ci sono i requisiti acustici passivi, che abbiamo visto prima, dobbiamo rispettare sia i requisiti acustici passivi che il comfort abitativo. Dobbiamo rispettare la classe 2, almeno, dice, non dobbiamo rispettare, dobbiamo rispettare almeno la classe 2 di questa norma, ma dobbiamo anche ricordarci che ci sono altre leggi. Questo è per scuole ed ospedali, il requisito base, noi dobbiamo andare al requisito superiore, vi ricordo, per legge, ma il DPCM 512-97, adesso non so se si vede bene qui, il requisito superiore è 43, di facciata, attenzione che per il DPCM è 48, quindi attenzione a puntare al 43, perché il 43 è un almeno, ma non è il minimo. Se ho una legge superiore che mi dà un requisito più restrittivo, e 48 è ben più restrittivo di 43, devo tener conto di questo 48. Va da sé che quando rispetto il 48 ho rispettato l'almeno 43. Ci siamo? Facciamo attenzione perché i criteri minimi ambientali non sostituiscono le leggi nazionali dedicate, ma danno un minimo per le gare d'appalto, che è diverso dal rispetto di tutte le norme e regole. Vi vedo molto dubbiosi. È anche per questo che facciamo questi incontri, perché poi magari uno si perde i pezzi per strada. Quindi fate attenzione, facciamo tutti attenzione quando utilizziamo solo i criteri minimi ambientali. Questo vale per l'acustica, ma ve lo potrei fare anche per l'energetica. Molta attenzione perché le leggi nazionali non cambiano. I criteri minimi ambientali servono a indirizzare quello che si definiva prima il green procurement, cioè il fatto che le amministrazioni pubbliche inizino a dare il volano per questa questione della questione abbastanza importante della sostenibilità. Ok? Ma non è l'unica cosa da tenere conto, da cui tener conto. Vedete che nella norma, come vi dicevo prima, i descrittori acustici, c'è proprio scritto i descrittori acustici, quindi non è che ci possiamo sbagliare, sono sia lo STI che la chiarezza del parlato C50. E all'interno abbiamo anche i limiti da rispettare, che non saranno, vi posso garantire, diversi rispetto alla nuova norma che uscirà a breve. A che cosa mi serve la parte 1 dell'11542? Ci sono delle formule previsionali all'interno che possiamo utilizzare per capire in progetto se rispetterò o meno i requisiti ambientali. Ecco, questi, che sono requisiti di comfort interno, non sono compresi in nessun'altra legge. Questa sì è una novità, è la prima volta. I criteri ambientali definiscono per la prima volta in Italia criteri di comfort minimo all'interno degli edifici. Questo è molto importante. Anche qui c'è il tempo di riverberazione, esattamente come l'altra parte. Ecco, veniamo alla parte più legata al legno. Questa è una ricerca che abbiamo realizzato in 3 anni, è pubblicata su una rivista open access, quindi è disponibile a tutti, è gratuita.
e ha a che fare, il titolo è in inglese, ma il concetto è questo: siamo sicuri che chi compra, chi vive, chi paga gli edifici, perché alla fine ci può anche essere l'impresario, ma poi è il privato che va a comprare l'edificio o l'appartamento, abbia capito se e quali differenze ci possono essere tra un edificio in legno e un edificio tradizionale? Lo userà allo stesso modo? Si aspetta delle cose diverse? Ecco, attitudine in inglese è proprio questo, l'aspettarsi qualcosa, il preconcetto. Insomma, i futuri utilizzatori, nonché il 90% dei compratori, ha delle aspettative diverse sugli edifici in legno rispetto agli edifici tradizionali? Perché, non so se lo sapete, io l'ho scoperto un po' di tempo fa, noi abbiamo, chi di noi non ha una lavatrice in classe A a casa? A più 500 più con salto carpiato, io ho il freezer con 5 più, A 5 più, non so come ormai metteranno gli asterischi, i cuoricini fra un po', non so, ma il freezer è il freezer, si apre, si mette dentro, si chiude, a posto. La lavatrice no, la lavatrice ha un sacco di pulsantini. Beh, solo uno di quei pulsantini è in classe A, è il ciclo in classe A, così la lavastoviglie, così il condizionatore, quindi solo in particolari condizioni ho quei consumi, ma se non uso quelle condizioni, io quei consumi non li ho. Questo era chiaro già a tutti? O lo scoprite adesso? Lo scoprite adesso? Ecco, è a questo che servono le attività di divulgazione. Dovete guardare nel foglietto delle istruzioni della vostra lavatrice, del condizionatore, della lavastoviglie, di tutto quello che avete in classe A e sapere qual è il ciclo in classe A, perché tutti gli altri non lo sono. Sono sicuramente più efficienti di 40 anni fa, ma voglio dire, c'è anche da sperarci, della caldaia, della pompa di calore, di qualunque cosa abbiate a casa. Tutto il resto non lo è. Andate a vedere il foglio di istruzione, perché noi italiani siamo abituati a parlare, queste sono le istruzioni. Dopo 20 anni abbiamo imparato a usare quello che magari ci mettevamo 5 minuti per capire. Se non è così, fatemelo sapere, ma nel 99,9% dei casi è così. Io ho una lavatrice che ha il ciclo in classe A che dura 4 ore e mezza. Adesso sfido chiunque di voi, se fate la lavatrice o le vostre compagne, consorti, a dirgli: ah, se la lavatrice dura 4 ore e mezza, e vi spara, al minimo. Le lavastoviglie nuove, cioè il ciclo normale, il ciclo eco normale dura un'ora, il ciclo eco dura 3 ore, perché ci vuole molto più tempo utilizzando la stessa quantità di acqua e via discorrendo. Vabbè, quindi la stessa cosa vale. C'è qualcuno che fa certificazione energetica? Sì, dai. Uno che si occupa di energetica, mai fatto. Ecco. La casa in classe A, chiamiamola A++, 4, il top, è sempre così? Cioè, se io metto dentro mia mamma che ha 73 anni, che la prima cosa che fa in inverno a meno 5 è apri le finestre, è in classe A? Assolutamente no. Dipende dall'utilizzatore. E bisogna vedere se l'utilizzatore ha capito che la casa è in classe A, chiamiamola A per dire efficiente, per dire tutto quello che volete. Bene, siamo andati a chiedere alle persone cosa si aspettavano dagli edifici in legno, perché è lo stesso problema. Uno compra un edificio in legno, voglio l'edificio in legno. La collega prima diceva, ha avuto un cliente che non voleva la colla. Poi magari si fa lo smalto, però la colla sul muro no. Allora, le richieste, poi noi dobbiamo esaudire queste richieste, perché se non vuole la colla, bisogna trovare una soluzione senza la colla, non c'è speranza. Allora, abbiamo fatto questi questionari, abbiamo avuto 500 risposte in tutte le parti del mondo, Italia, Europa, Giappone, Africa, Stati Uniti, una buona copertura. Sono venute fuori delle cose parecchio interessanti. Per esempio, allora, perdonate la pubblicazione è in inglese, ma insomma, lightweight vuol dire pesa poco, blu
heavyweight pesa tanto, quindi pesa poco, legno pesa tanto, tradizionale. Non siamo stati là a dire ma il calcestruzzo, il laterizio, pesa tanto, pesa poco, insomma. Già è una grazia che arrivino in fondo al questionario, non è che si può fare più di tante differenze. Allora, la prima differenza molto interessante. È importante l'isolamento termico? Sì, per tutti e due. Quindi, poco meno per il legno, ma differenze ridicole statisticamente. E l'isolamento acustico? Molto meno. Alla gente l'isolamento acustico interessa molto meno dell'isolamento termico. Perché? Pecunia. Poi però, del 100% delle cause che ci sono nei tribunali in Italia, di diritto privato, circa il 70% sono relative a disturbo, anche rumoroso, legato ai vicini. Quindi è vero che non lo vedono subito, però un po' deriffa della raffa. E l'ecocompatibilità, la sostenibilità di cui si parlava prima, molto più importante l'isolamento termico. Questo dal mio punto di vista è parecchio deprimente, perché l'ecocompatibilità è esattamente identica agli edifici tradizionali. Adesso non è che si spara per forza sugli edifici tradizionali, ci mancherebbe anche altro, stiamo parlando di edifici in legno quindi. Ma il privato, chi ha risposto al sondaggio, noi non lo sappiamo se è un privato, se è un'azienda, se è, non lo so, il presidente della Danimarca, non lo sapremo mai. Ma non ha tutta questa propensione all'ecocompatibilità. È per questo che uno degli scopi di questo progetto è proprio, è che qui non riusciamo a farvi vedere, ma se andate sul sito, la prima cosa che c'è scritta è comunicazione per far capire la differenza, l'importanza della differenza, perché le persone non hanno capito la differenza. Interessa allo stesso modo l'isolamento termico che l'ecocompatibilità. Andiamo a vedere dei preconcetti molto più importanti. La struttura in legno crea un buon comfort all'interno della parte dove vivi? Beh, è abbastanza evidente la differenza. No, tradizionale, parecchio legno. Quindi le persone sono convinte che la trave in legno che sta all'interno del loro muro dia un qualche comfort. Ovviamente non dà, ci siamo? Cioè non è quello lo scopo del legno. Ma c'è una differenza incredibile, non relativa. Domanda specifica, perché sì, quando si fanno i questionari voi magari vedete delle domande generali così dicono vabbè, ma non bisogna mai far vedere a chi fa un questionario qual è il vero scopo, perché sennò si sente studiato e quindi modifica la sua risposta. Quindi bisogna fare delle domande generali e poi ogni tanto infilare una domanda specifica, ok? Il materiale della struttura, quindi voglio dire, che tiene su, ha un'influenza sull'isolamento termico? No, per la tradizionale, sì per il legno. Il legno ha questo grande isolamento termico di suo. Un pelo di più del calcestruzzo armato, ma anche io isolo di più del calcestruzzo armato, voglio dire, non è che... Per quanto riguarda la parte acustica, come prima, non cambia niente tra uno e l'altro. Fortunatamente per la parte strutturale sono tutti e due uguali, almeno fino a lì, sappiamo che altri preconcetti non ce ne sono. Che cosa ci porta a dire il tutto? Ci porta a dire che tocca a noi portare avanti e spiegare ancora, guardate che è stato pubblicato nel 2017, non nel 1990 o quello che sia, quindi sono dati molto recenti. Sta a noi spiegare a quelli che si chiamano in inglese gli stakeholder, cioè tutte le persone interessate o potenzialmente interessate
a questo tipo di edilizia, spiegare la differenza e spiegare che non è che se uno si fa una casa in legno risolve tutti i problemi. Adesso uniamo i nostri risultati ai risultati che provengono da una campagna, sempre di questionari, che è stata fatta Scandinavia. Però sono partiti molto prima con l'edilizia in legno, non mi ricordo quanto, forse comunque una grandissima parte del costruito è realizzata in legno già da anni. Ma allora io mi sono domandato qui, non gli interessa, cioè non c'è interesse sulla questione acustica? Può essere, non c'è interesse, non interessa a nessuno la questione acustica. Oppure il contrario, non mi interessa rispondere a questa domanda perché penso che il legno risolva già tutti i problemi. E questo è più grave, perché è quello che è successo ai colleghi scandinavi. Questo è un questionario che hanno dato prima che tutte le persone sono molto ordinate, no? Noi facciamo un palazzo di 10 piani, poi c'è chi abita durante il cantiere, chi entra dopo 10 anni, chi ha già venduto 4 volte, loro no, loro gli dicono: guardate, il cantiere sarà pronto il giorno tot, entrate tutti il giorno tot, e tutti con il loro camioncino entrano il giorno tot. Più facile fare i questionari. Quindi prima di entrare gli hanno fatto un questionario circa simile e dopo 3 o 4 anni lo hanno ripetuto in Scandinavia, in Svizzera e in Austria. Quello che è venuto fuori è che va tutto bene, però scommetto che a tutti voi, se io dico questo edificio qui, in cosa è realizzato? Nessuno può dire, insomma, guardiamo, magari calcestruzzo, così. Oppure andate in una casa, non sapete niente, però ad un certo punto vi rendete conto se è fatto in legno o no. Perché? Beh, insomma, non così tanto antico come legno, diciamo anche un edificio moderno, però se io vi porto in due palazzine dove non avete visto il cantiere, finita una, finita due, vi dico sono due tecnologie diverse, oppure non ve lo dico, se entrate nella tecnologia 1 o tecnologia 2 riuscite a scoprire se è legno o no. Una sensazione che abbiamo tutti. Quando si cammina. Quando si cammina cosa succede? Non è tanto l'oscillazione che si sente, perché ormai insomma si spera, anche la collega ci ha mostrato che siano abbastanza fermi, ma si sente? Si sente un rimbombo, si sente la bassa frequenza. È quello che ci ha mostrato la collega prima, i solai in legno hanno una fortissima componente a bassa frequenza. Quindi il legno non risolve i problemi di acustica, anzi, ce li portiamo dietro. Bisogna progettarlo in modo estremamente adeguato per non arrivare alle problematiche. Questo vuol dire vicini, footstep noise, calpestio. Li sentiamo camminare sopra o di lato. E vi posso garantire che ho visto delle strutture che sono solai di queste dimensioni. Non è che stiamo parlando del trave a sito K e una mattonella o un parquet messo sopra e buonanotte, quindi qualcosa di importante. Tante volte però ci troviamo a dover rispondere al cliente piuttosto che all'impresa a dire: ma faccio questo solaio, come lo faccio? Aumento, diminuisco, metto una cosa, metto l'altra, chissà se serve, boh. Si sa o non si sa se serve, perché il nostro problema di progettisti è questo. Sembra che ci sia la magia nelle abitazioni in legno, nelle costruzioni in legno, no? Che ognuno ha la sua tecnologia, ognuno se la tiene stretta dentro la sua fabbrichetta, e io ho fatto il solaio così, ho fatto il solaio colà, io ho aggiunto questo materiale, l'altro materiale, ho usato questa, e ognuno se la vende come se fosse l'innovazione tecnologica, poi alla fine chissà se è vero, chissà se non è vero. Però ci sono studi fatti da molti anni e per ogni singolo parametro, per ogni singolo materiale o spessore, sappiamo benissimo qual è il suo apporto e se ce l'ha o se non ce l'ha. Questa è una delle finalità di Big Google. Pubblicare, dare gratuitamente a tutti i progettisti che lo vogliono, che vanno sul sito, se lo scaricano in due lingue,
anzi si spera in 3, inglese, italiano e tedesco, almeno in 2, italiano e tedesco, la possibilità di scegliere in maniera autonoma, specialmente illuminata, cioè so perché lo faccio, non perché l'ho trovato su un blog o me l'ha detto tizio dell'impresa Cali. Vediamo solo alcuni esempi. Allora, parliamo di serraio telaio, quindi pannello pannello, travi periodiche e riempimento. Ci siamo? Abbiamo un attimo contezza di questo tipo di solaio? Quanta lana metto dentro? Ce la metto la lana dentro? O no? Intanto, perché uno dice, beh, se è un solaio di copertura utilizzo l'isolamento termico. Ma se è un solaio interpiano, ce la metto o no la lana? Serve? C'è chi dice sì per l'acustica, se no rimbomba. Oppure rimbomba lo stesso. E quanta ne metto? Diciamo che la trave sia alta 20 cm. Ne metto 5, ne metto 7. La metto densa, meno densa, più densa. Ho visto chi la incolla sopra e sotto, chi la mette di sbiego. Ne ho viste di tutti i colori. E se cambio la densità, la resistenza al flusso in prima battuta può essere assimilata alla densità, non è proprio così, ma insomma è quanta fatica fa l'aria a passare. Più densa è, teoricamente più fatica fa. Quindi cambio la densità, variazioni minime, aumento lo spessore, da un certo spessore in poi, questo è l'aumento, il primo è l'aumento del 25%, poi 50, poi 100, poi 200, quindi cominciamo a andare con la scala di 2, quindi un centimetro in più, un centimetro in meno, non cambia niente. Il doppio cambia, ma non tanto quanto ci aspettiamo. Perché? Perché il legno ha una problematica, o almeno questa tipologia. Se la facessimo in acciaio e pannello e pannello non cambierebbe niente. C'è una connessione strutturale. Quindi il rumore passa attraverso le travi. Quello che rimbomba nell'intercapedine, sì, con un po' di lana abbiamo dell'attività ad alta frequenza, ma tutto il resto passa attraverso le travi. Quindi è inutile che esageriamo a buttare dentro lana o che impazziamo a cambiare consulente o fornitore o tutto quello che volete. E se cambio i pannelli? Invece che USB metto cartongesso, fibrogesso, fibrocemento, ditemi quello che volete, ne ho visti accoppiati in qualsivoglia maniera e genere. Cambia qualcosa o non cambia? E se li spessisco, invece che da uno lo metto da due, lo metto da tre, con le travi, rompitratta per non farlo vibrare, ne ho visti di tutte le condizioni. Cambia qualcosa o non cambia qualcosa? Allora, è evidente che noi siamo abituati a affrontare le cose scientificamente. Se cambia, cambia per un motivo, se cambia per una questione mentale, perché sono convinto che sia cambiato, vabbè, quella si chiama psicoacustica, non acustica, che ha anche il suo effetto, per carità. Allora sì, cambia, ma attenzione a cambiarli tutti e due, perché se cambio uno solo ho positivo in alcune frequenze, ma negativo in altre. Se esagero e appesantisco troppo, addirittura peggioro. Ma so e ho le condizioni per poterlo fare. Ci sono studi che dimostrano tutti questi fattori, quindi io mi posso prendere. Ok, metto questa lana, aumento a questa frequenza, bene. Poi cambio la densità della lana, arrivo a aumentare anche quella, bene. Poi cambio il pannello, no, peggioro dove ho migliorato con la lana. Quindi non posso fare questo discorso. Cambio il pannello sopra e il pannello sotto. In generale è meglio cambiare il pannello sotto di quello sopra. Perché? Perché è quello che riceve e quindi tende a vibrare un po' meno. Se io inspessisco quello sopra, quello che succede è che si rigidisce e più rigido è, più trasmette. Ci siamo? Quindi occhio a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma sì, un po' impessisco, un po' spessisco, un po' metto più lana, un po' la metto più densa, un po' meno densa, perché alla fine rischio di andare a zero,
perché quello che mi ha portato la lana ha tolto il pannello, però ho speso più soldi per niente. E lo spessore delle travi? Più spesse sono le travi, più spesse sono le travi, meglio, peggio, infittisco oppure allargo. Insomma, le travi cosa fanno? Allora, se inspessisco le travi, quindi diventano da 12 a 16 a 20 a 22, aumenta l'isolamento acustico. Non dici come? Ma non c'è il ponte acustico in mezzo? Sì, c'è il ponte acustico, ma la struttura in sé per sé aumenta. Quindi in generale l'onda fa più fatica. È vero che c'è un ponte, ma il ponte diventa più lungo e come voi siete in macchina, un ponte piccolo lo passate facile, un ponte lungo, se poi rimane in piedi anche meglio, ma un ponte lungo lo si passa più difficilmente. E se tolgo una trave ogni due, lasciando perdere lo strutturista che gli viene un colpo, ma diciamo, se tolgo una trave ogni due, quindi aumento l'interasse tra le travi, e questo peggiora. Perché peggiora? Perché peggiora a bassa frequenza, do più possibilità alla membrana che c'è in mezzo di vibrare. E guarda caso lo farà a bassa frequenza, dove è molto più difficile isolare. Posso usare le formule della statistica o le formule delle normative? No. Facciamo estremamente attenzione a questa cosa, l'ha già anticipata la collega precedentemente. Le formule previsionali delle normative non sono fatte per gli edifici in legno. Sono fatte per gli edifici tradizionali, pesanti. E già lì ci sono delle difficoltà. Questo è il quanto sbaglia il previsionale della misura. Solaio grezzo non c'è previsionale, solaio con un massetto galleggiante, quindi solaio, materiale resiliente, massetto galleggiante, ci camminiamo sopra. Misura 64, previsionale 54, sbaglio di 10 dB, ogni 3 dB raddoppio, quindi sbaglio di 9 volte. È come sbagliare a prevedere un pilastro grosso così o grosso qui e lì, è proprio banale. Se ce ne aggiungo un altro, sbaglio di 12 dB. Quindi più aumento quello che vado a metterci, peggiore è la previsione. Siamo sicuri? Non è che dipende dalla posa in opera, perché tre quarti delle persone che conosco che non hanno una conoscenza magari approfondita dicono ma questi sono studi accademici. Quelli lì che stanno lì non sanno niente dei cantieri. Beh, vi posso garantire che tutte queste ricerche che abbiamo fatto le abbiamo fatte tutte in cantiere. Quindi fortunatamente ci siamo sporcati le mani, i piedi, il naso e tutto quello che gli va dietro. Questo è solo per dimostrarlo agli scettici. L'ho posato io questo pavimento galleggiante, quindi io e la collega per la precisione, perché non ci fidavamo degli operai. Siccome era un cantiere, un laboratorio, un cantiere che ci hanno concesso anche un pezzo di fare degli studi, abbiamo fatto noi, tra l'altro ad agosto, con un tetto isolato da 24 cm di lana, c'è stata una roba, ecco, fermo cantiere, un caldo pazzesco. Ovviamente cosa hanno scelto per materiale resiliente? Lana, quindi portare su queste lastre di lana sul caldo, esperienza. Quindi abbiamo posato noi, con calma, per fare una stanza ci abbiamo messo, non so, due giorni credo, pianino, nastrati tutti, sormontato, niente di niente, cioè, fatto bene. Poi ci abbiamo messo sopra il massetto, poi ci abbiamo fatto le prove. Questi sono i risultati, esattamente quelli che vi ho detto prima. Quindi la posa in opera ha il suo effetto, per carità. Se fate fare a una persona che guida l'autobus la posa in opera di un massetto galleggiante, ma di qualsiasi cosa in generale, cioè anche il dentista deve avere la sua posa in opera, no? Non ci fidiamo di un dentista che si presenta così. Lo stesso effetto ce l'avrà in edilizia. E sono esattamente gli stessi risultati che vi ho dato prima. Quindi la posa in opera ha un'influenza.
ma se lo poso bene, comunque la norma sbaglia di 10 dB. Ok? Vabbè, questo l'avete visto prima. Una piccola accortezza, poi finiamo, 5 minuti finiamo e vi mostro cosa stiamo facendo adesso. Se avete solaia a telaio e quindi arrivano le piastre per il portafoglio isolante per il calpestio, sigillateli, perché le piastre arrivano ma non sono attaccate l'una alle altre, sono separate, perché come le posano arrivano con la gru, non è che hanno con la gru la precisione, anche avessero la precisione del millimetro, un millimetro, due millimetri di fuga c'è sempre, sigilliamole, cambia di 10 dB il portafoglio isolante con la sigillatura o meno, eh? Quindi bisogna che stiamo anche attenti noi in cantiere, perché come diceva la collega prima, con il legno si sa tutto prima. È vero, assolutamente, il 99% delle cose le sappiamo in progetto. Però un minimo di direzione lavori ci va lo stesso, ricordiamoci. Cosa stiamo facendo? Come faccio a tenere in considerazione tutto quello che ho detto fino adesso? E lo spessore del pannello, e la lunghezza delle travi, e la lana che ci va dentro, e ci sono software secondo voi che tengono conto di tutte queste cose? Commercialmente no, ce ne sono due che però non sono molto commerciali perché costano oltre 10.000 euro, quindi non credo che questo sia considerato commerciale. Li stiamo validando in questi mesi li stiamo validando e contiamo di dare le risposte della validazione di questi software veramente entro il 2020, e anche questo sarà un output, quindi un risultato di questo progetto che daremo a tutti come indicazione come fare le simulazioni per capire prima va bene o non va bene. Questa è una prova di laboratorio. Quindi prima andiamo a testare in laboratorio. Perché in laboratorio? Perché la differenza tra laboratorio e in opera è questa: in opera non sappiamo cos'è successo, noi arriviamo dopo, magari hanno usato una vite, non hanno usato, non possiamo fidarci di quello che è successo, per queste cose, per questo lo portiamo in laboratorio. Dire che il laboratorio è diverso dall'opera è semplicemente diverso, perché in laboratorio controlliamo tutto e quindi sappiamo che cosa succede e quindi possiamo validare o meno i software, validare o meno le nostre ricerche. Ok, è fondamentale la prova di laboratorio. Quindi andiamo in laboratorio, abbiamo preso una parete di questo tipo e poi ci abbiamo aggiunto uno strato, un cappotto per esempio, tipicamente una parete di facciata, tipica parete di facciata. Fatta in questo caso in OSB, quindi OSB, lana interna, completamente riempita per questioni termiche, cappotto esterno in fibra di vetro, quindi lana di roccia interna e lana di vetro esterna. Ci è piaciuta parecchio perché teneva in considerazione due problematiche, due lane diverse, meglio la lana di vetro e meglio la lana di roccia. Abbiamo fatto la prova in laboratorio, ok, e questo è il risultato che ci interessa fino a un certo punto in questo momento. Quello che ci interessa è capire se otteniamo lo stesso risultato simulandolo in qualche modo. Questa strada è già stata aperta dal punto di vista termico. Dal punto di vista termico, non so se qualcuno di voi ha seguito la parte termica recente, un paio d'anni ormai, ci sono quei famosi ponti termici dove la normativa una volta diceva vabbè, tieni conto di una percentuale, butta un 15, butta un 10, butta un 20 a seconda che sia fatto in un modo o nell'altro. Adesso non si può più fare così, perché l'affinamento della certificazione e dei progetti fa sì che il ponte termico dobbiamo sapere esattamente, una parola grossa, però con maggior precisione quale sarà il suo apporto. E quindi non si possono più buttare percentuali a caso, ma bisogna fare un calcolo con gli elementi finiti. Dopodiché ci sono tanti calcoli già precalcolati all'interno di software, che però comunque sono fatti col metodo degli elementi finiti. Quindi una simulazione numerica della nostra struttura. La stessa cosa stiamo cercando di fare per la parte acustica, perché ormai queste... Finché ho la mia parete in latero cemento o in laterizio con malta e malta, cosa volete simulare? Quella è, si fanno due test ed è più o meno uguale dappertutto. Ma in queste condizioni qui, se metto più lana meno lana, se cambio il pannello, solo una partizione può essere prodotta con questo stereotipo in 5.000 modi diversi, da 5.000 produttori diversi.
non c'è il doppio uni, c'è una norma che dice come si fa e quindi la fanno tutti secondo quella norma. Ognuno lo fa in maniera diversa. Per forza di cose dobbiamo passare alla simulazione numerica ed è quello che stiamo facendo. Stiamo utilizzando due metodi principali. Questo che è un metodo estremamente complesso come accesso, ma estremamente facile come utilizzo. E questo che è il classico elementi finiti. Il primo metodo però ha una differenza fondamentale rispetto al secondo. Per questo ci vuole circa un'ora a partizione come tempo di calcolo. Per questo ci vogliono 30 secondi, 40 secondi. Provate a pensare di ottimizzare una parete, se dovete farlo con gli elementi finiti vi vanno 3 giornate, sempre che vi vada bene, perché non si inchioda il computer, non avete sbagliato qualcosa. Con questo metodo invece sbagliate qualcosa, ve ne rendete conto 20, 30, diciamo un minuto dopo e si va avanti. Allora, gli elementi finiti tendenzialmente non li spiego, penso che più o meno abbiamo tutti contezza di cosa sono, ma in pratica io spacchetto la mia geometria in pezzettini piccolissimi che si chiamano elementi finiti e per ognuno di questi pezzettini, immaginatevi tanti triangoli, ai vertici del triangolo vado a calcolare cosa succede. Su una struttura del genere possiamo immaginare un milione di elementi, un milione per 3 nodi, 3 milioni di nodi, quindi 3 milioni di soluzioni. Per quello che ci metto un po' il computer. Questo è quello che viene fatto in campo strutturale, per esempio, viene fatto in campo impiantistico con la movimentazione di massa, quindi aria, viene fatto in campo energetico e pian pianino sta arrivando anche il campo acustico. Quest'altro metodo invece è un metodo che si chiama Transfer Matrix Method o metodo delle matrici di trasferimento, che all'inizio a me viene solo l'ansia a pensare alla matrice perché è una roba un po' strana da gestire. Ma il vantaggio enorme è che mentre qui risolvo 3 milioni di soluzioni di un carico, gli dico, qua c'è la pressione acustica e lui risolve la pressione acustica, non risolve altro. Qui, nella matrice, io posso mettere i carichi che voglio. Quindi potenzialmente posso risolvere n fisiche con una simulazione. Quindi posso ottimizzare la parete dal punto di vista acustico, termico, non è il mio campo, ma spero strutturale, resistenza al fuoco. L'importante è che ci sia un'equazione, quindi un modello matematico, che la caratterizza. E posso metterla dentro. A questo punto avrò un matricione di 5.000 equazioni, che però vengono risolte tutte in botto. E ovviamente 20 secondi sarà per l'acustica, dopo se ci sono tante altre fisiche la cosa comincia a complicarsi. Però comincia a essere un metodo che esiste da tanto tempo, ma non esistevano le equazioni che regolavano queste questioni. Recentemente, per la parte acustica, sono state implementate davvero molte equazioni che permettono di arrivare a una precisione abbastanza elevata.